facile. Il fallo di fondo è quello cui Tony Adams ha chiesto un po' di pazienza a tutti, riferendosi soprattutto al board. Sociali. Questa sera intanto va detto che il leader del Partito Democratico Walter Veltroni è intervenuto proprio sulla questione degli interventi per l'industria automobilistica, chiedendo all'esecutivo aiuti che vadano in direzione del rinnovamento ecologico. Veltroni ha poi accusato il governo di non essersi mosso con un piano organico nazionale per affrontare la crisi economica. E per ora è tutto, a voi la linea.